Ricambio sicuro è l'operazione della Polstrada di Ragusa, conclusasi con l'arresto di 5 persone dedite alla ricettazione di pezzi di ricambi provenienti da auto rubate e venduti tramite internet. Permane l'allerta meteo in tutta la Sicilia, anche se negli Iblei la situazione sembra essere più attenuata. Disagi soprattutto sulle autostrade per il ghiaccio, mentre una persona è morta assiderata sulle Madonie. A risentire parecchio degli effetti deleteri del maltempo sono le colture di frutta, verdure e ortaggi. L'onorevole Orazio Ragusa ha richiesto lo stato di calamità naturale per gli Iblei. Dopo la provocatoria affermazione del sovrintendente di Ragusa Rizzuto sulla chiusura del Museo Archeologico Ebreo, c'è la mobilitazione generale. La struttura si trova da tempo in stato di abbandono. Situazione sempre più critica negli Iblei in riferimento alle aste giudiziarie. Il primato spetta a Vittoria, dove si registra il maggior numero di casi segnalati. Il 2017 si annuncia essere un anno di fuoco. Un cordiale saluto dalla redazione di TG74 e bentrovati per il nostro appuntamento con l'informazione che, come avete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca, nella fattispecie con l'operazione Ricambi Sicuri della Polstrada di Ragusa. Un'operazione che si è conclusa con l'arresto di 5 persone dedite alla ricettazione di pezzi di ricambi provenienti da auto rubate, pezzi di ricambi che venivano poi rivenduti agli ignari acquirenti tramite internet. Vediamo il servizio. Sono almeno 43 le auto rubate dalle quali venivano smontati e rivenduti pezzi di ricambio anche attraverso il web nell'ambito di un business illegale organizzato da 8 persone di Ragusa, Siracusa e Catania che si estendeva a livello nazionale. Con l'operazione ironicamente chiamata Ricambio Sicuro, la Polstrada di Ragusa ha individuato i presunti responsabili, di cui 5 arrestati ed un sesto sottoposto ad obbligo di firma periodica. Le posizioni degli ultimi due indagati, un ragusano e un rosolino, sono invece risultate essere leggermente più marginali, essendosi occupati dello smontaggio dei pezzi di ricambi e dello smaltimento delle auto rubate. Tutti facevano parte dell'organizzazione dedita alla ricettazione e al riciclaggio di vetture in tutto il territorio nazionale. Sono centinaia di migliaia le parti di carrozzeria rinvenute, riconducibili ad una quarantina di auto rubate che venivano poste in vendita soprattutto tramite siti internet ai danni degli ignari acquirenti. Il giro di affari illegale fruttava circa 25.000 euro al mese a fronte di un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro per quanto riguarda le auto rubate nel catanese, nel siracusano e a Bari. Dalla perquisizione in 6 abitazioni, 2 negozi di autoricambi a Pozzallo e Rosolini e 3 magazzini ubicati tra Ragusa, Rosolini e Noto, sono saltati fuori, come accennato, migliaia di pezzi di ricambio di provenienza furtiva venduti su internet attraverso 3.800 annunci online. Le manette sono scattate quindi per Rosario Migliore e Patrizia Roccasalvo, entrambi di Rosolini, Filippo Maltese di Ragusa, Gianluca Ricciardi e Salvatore Vaccaro, entrambi di Catania. L'obbligo di firma periodica è infine scattato per un 50enne rosolinese incensurato. Ci occupiamo adesso del maltempo, perché permane l'allerta meteo in tutta la Sicilia, anche se negli Iblei la situazione sembra essere molto più attenuata. Disagi soprattutto sulle autostrade siciliane per il ghiaccio, mentre una persona purtroppo è morta assiderata sulle Madonie. Facciamo il punto in questo servizio. Il sole fa capolino, ma fino a metà settimana freddo e gelo non abbandoneranno la Sicilia con valori al di sotto della media. L'innalzamento di qualche grado della temperatura ha fatto sì che la situazione della viabilità, soprattutto nel centro Sicilia, non sia peggiorata, mentre si ritorna alla normalità nelle zone costiere del sud-est in particolare. Resta invece critica la situazione nell'area delle Madonie, dove molti comuni sono difficili da raggiungere. Parecchie le proteste degli utenti che hanno vissuto loro malgrado la paura per i rischi nel circolare persino sulle autostrade in condizioni proibitive. E quanto accaduto la scorsa settimana, ad esempio lungo l'autostrada 18 nel tratto Messina-Taormina in direzione sud, svincolo Taormina, circostanza alla quale si riferiscono le immagini, con le auto costrette a circolare con tutti i disagi e i rischi del caso sul manto stradale ghiacciato e dove non era presente nessun mezzo spargisale. Si auspica quindi che la situazione migliori nel prossimo futuro con il passaggio di consegne nella gestione delle autostrade del CAS all'ANAS
e che nel frattempo non si verifichino tragedie. Intanto un 78enne, custode della chiesa di Petralia Soprana nelle Madonie, è morto assiderato. L'operatività degli aeroporti siciliani è tornata nel frattempo alla normalità dopo il dirottamento di alcuni voli da Punta Raisi verso Catania nella giornata di sabato. Le buone condizioni di mare dopo eventi di burrasca di venerdì e sabato hanno consentito la ripresa dei collegamenti da e per le isole minori, che erano rimaste isolate. I treni sono garantiti, come informa Trenitalia nel suo bollettino quotidiano, anche sulle dorsali più colpite dal gelo, come l'Agrigento-Palermo. Regolare il servizio da Siracusa verso Messina e da Palermo in direzione Catania. Nell'area eblea non vengono segnalati disagi di particolare rilievo, a parte il perdurare di cumuli di neve e formazioni di ghiaccio nei comuni montani. Le scuole nel Ragusano hanno riaperto regolarmente, la protezione civile dei vari comuni tiene sotto controllo la situazione delle strade, perché l'allerta permane fino a metà settimana, quando la morsa del freddo dovrebbe allentarsi. È confermato tuttavia che tutto il mese sarà all'insegna del freddo intenso, di gelate notturne e di temperature rigide. E se, come abbiamo appena visto, i disagi negli iblei sono ridotti al minimo, tuttavia a risentire parecchio degli effetti deleteri del maltempo, soprattutto del gelo, sono le colture di frutta, verdura ed ortaggi. L'onorevole Orazio Ragusa ha a tal proposito richiesto lo stato di calamità naturale. Il gelo persistente di questi ultimi giorni ha arrecato gravi danni alle colture, tanto che i produttori già la scorsa settimana avevano denunciato danni ingenti nella fascia trasformata iblea. Dal Vittoriese sino all'Ispicese la situazione complessiva risulta molto problematica, proprio perché le gelate non hanno risparmiato gli insediamenti produttivi. Molte piantagioni sono state compromesse dall'eccessivo freddo. Per questo motivo l'onorevole Orazio Ragusa ha inviato questa mattina una nota all'assessore regionale all'agricoltura Antonello Craccolici, chiedendo di predisporre gli adempimenti necessari affinché sia riconosciuto lo stato di calamità per le zone della provincia di Ragusa in cui si sono registrati danni. Il freddo straordinario che ci siamo trovati costretti a fronteggiare, sottolinea l'onorevole Ragusa, purtroppo ha creato disagi non da poco, a svantaggio degli operatori del comparto, che oltre a tutti i problemi con cui si trovano ogni giorno costretti a convivere, hanno pure dovuto mettere in conto questo grave disagio atmosferico. Sono certo, sancisce il deputato, che l'assessore all'agricoltura starà vagliando le richieste provenienti da altre zone della Sicilia colpite dal gelo e anche la provincia di Ragusa è tra queste, per cui sollecitiamo la proclamazione dello stato di calamità per fare in modo che possano essere destinate le opportune provvidenze ai nostri agricoltori colpiti dal grave problema atmosferico. Gli effetti dell'ondata di maltempo sulle colture si sono già visti sul mercato, dove le zucchine, mediamente 1 euro al chilo, toccano i 2 euro, il ciliegino è sulla stessa fascia, la melanzana 1,50 euro e il cetriolo ha superato i 50 centesimi. Un aumento sensibile, visto che rispetto allo scorso anno i prezzi, come ad esempio la zucchina, sono più che raddoppiati. Cambiamo adesso argomento. Ragusa è il comune ibleo dove è più costante l'utilizzo del cosiddetto street control. Si tratta dello strumento elettronico che consente alla polizia locale di multare in tempo reale gli automobilisti che commettono infrazioni al codice della strada, anche ad esempio il divieto di sosta. Ecco quindi un bilancio di quanto finora accaduto in questo servizio. Se siete degli automobilisti distratti, dovrete cercare di porre maggiore attenzione nei vostri comportamenti alla guida. Torna infatti in azione a Ragusa lo street control da oggi fino al 31 gennaio. A renderlo noto il comandante della polizia locale, i controlli che interessano tutto il territorio cittadino consistono in rilievi di infrazioni al codice della strada con l'apparecchiatura elettronica denominata appunto street control, al fine di migliorare la circolazione veicolare, la tutela della sicurezza stradale e del patrimonio comunale. Lo street control è in grado anche di rilevare quali mezzi siano sprovvisti di copertura assicurativa attraverso il collegamento telematico con un database centralizzato. A partire da oggi, ogni giorno fino alla fine del mese, cambieranno le zone interessate. Attenzione alta dunque ad essere automobilisti rigorosi e disciplinati, anche se le rigide temperature di questi ultimi giorni hanno già imposto agli automobilisti ragusani di procedere con maggiore lentezza e di osservare con più
più attenzione le disposizioni di sicurezza, soprattutto se ci si avventura fuori città verso le zone più montuose. Il comandante della polizia locale di Ragusa, Giuseppe Puglisi, assicura in ogni caso che gli automobilisti ragusani risultano tra i più disciplinati, ponendo attenzione alla guida e seguendo le regole per i dispositivi di sicurezza, quali cinture e catene da neve a bordo. Insomma, street control e maltempo non coglieranno impreparati i ragusani. E di due feriti il bilancio di un incidente stradale, di uno scontro nella fattispecie tra due auto che viaggiavano sulla stessa corsia di marcia, è verificatosi poco dopo mezzogiorno di ieri sulla marina di Modica a Pozzallo, all'altezza di Maganuco. Coinvolte nello scontro una BMW serie 3 ed una Peugeot 206. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere contorte il ferito più grave, che ha riportato un trauma cranico. L'altra persona coinvolta invece ha riportato lesioni ad una spalla ed una ferita al labbro. Sono stati entrambi ricoverati all'ospedale maggiore di Modica. Dopo la provocatoria affermazione del sovrintendente di Ragusa, Calogero Rizzuto, sulla chiusura del museo archeologico Ibleo, la paventata chiusura della struttura, c'è ora la mobilitazione generale. La struttura difatti si trova da tempo in stato di evidente abbandono e degrado. Vediamo. Un gruppo di dirigenti ragusani rilancia il grido d'allarma del sovrintendente Calogero Rizzuto per il museo archeologico Ibleo. La struttura si troverebbe infatti in stato di evidente abbandono e degrado, tanto che il sovrintendente ne avrebbe chiesto provocatoriamente la chiusura. A mettersi a disposizione del territorio sono Gianni Bocchieri, attualmente direttore generale dell'assessorato istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia e consigliere di amministrazione del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, e Vicky Di Quattro, Costanza Di Quattro e Clorinda Arezzo del Teatro Donna Fugata, i quali ritengono che il museo archeologico possa costituire un pezzo fondamentale per la costruzione di una filiera turistico-culturale finalizzata anche all'inserimento nel mercato del lavoro di giovani ragusani, puntando allo sviluppo culturale ed economico del territorio stesso. Il nostro appello, afferma Bocchieri, vuole arrivare fino all'assessore ai beni culturali Carlo Vermiglio e a quello al turismo Anthony Barbagallo, chiedendo di utilizzare anche il programma nazionale di garanzia giovani come strumento per le start-up di imprese creative ed innovative che potrebbero trovare nel museo il loro incubatore di impresa. Vogliamo offrire il nostro impegno e contributo, aggiungono dal gruppo, mettendoci subito a disposizione del sovrintendente Rizzuto perché il museo possa riprendere la sua normale attività e puntare ad obiettivi più ambiziosi, affiancato da alcuni imprenditori ed amici, oltre che all'attività di enti e associazioni culturali come il Teatro Donna Fugata e Di Pasquale per la Cultura. Situazione sempre più critica negli Iblei in riferimento alle aste giudiziarie. Primato spetta Vittoria, dove si registra il maggior numero di casi segnalati, e purtroppo il 2017 si annuncia essere un altro anno di fuoco. Vittoria conquista il triste primato di primo comune Ibleo in classifica per numero di aste giudiziarie. I dati si riferiscono al 2016, il comune Ipparino è il leader per lotti offerti all'asta, una situazione che è stata più volte denunciata da diverse associazioni come il Movimento Riscatto. In tutto il territorio Ibleo sono complessivamente 640 i lotti offerti all'asta, di questi ben 187 ricadono nel territorio di Vittoria, segue Ragusa con 116 aste, terzo gradino del podio per Modica con 97, poi 64 a Comiso, 46 ad Acate, 45 a Scicli, 33 a Chiaramonte, 21 a Santa Croce, 18 a Ispica, 10 a Pozzallo, 2 a Giarratane e 1 solo a Monterosso. Sono inoltre ben 224 i terreni in vendita all'asta, dato che non fa altro che confermare la crisi che ha investito il comparto agricolo. Anche in questo caso Vittoria è il leader con 68 appezzamenti all'asta, mentre solo 26 si trovano a Ragusa e 24 ad Acate. Anche per la speciale classifica degli appartamenti, Vittoria guida nettamente con 76 cespiti, seguita da Ragusa con 45 e Comiso 26. Le villette che possono essere acquistate all'asta sono invece in tutto 19, di cui 4 a Modica e altrettante nel capoluogo, 3 a Vittoria e a Scicli. All'asta anche 11 uffici, 4 capannoni e 3 negozi. I dati sono stati diffusi dal sito astegiudiziarie.it e tracciano un ritratto non proprio felice del territorio ibleo alle prese con un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio e sta diventando una vera e propria emergenza. Il movimento Riscatto è inoltre
sostiene che la situazione non è destinata a migliorare in questo 2017, con circa 700 famiglie che sono in procinto di essere sfrattate perché impossibilitata a pagare l'affitto e ben 1670 aste giudiziarie in via di definizione. Torniamo adesso a parlare della vertenza Ragusa Latte, anche se la protesta negli stabilimenti della cooperativa è stata sospesa già dalla scorsa settimana, non si fermano comunque gli allevatori che, supportati dai forconi, puntano a far spostare la data del concordato fissata per giovedì prossimo. I forconi, insieme ad una delegazione degli allevatori, hanno incontrato il presidente della commissione regionale antimafia, Nello Musumeci, come vedete dalla foto. Musumeci ha dato ampie rassicurazioni sul fatto che seguirà la vicenda in prima persona per fornire quanto prima chiarimenti agli allevatori e ai forconi per quanto riguarda gli aspetti che loro stessi definiscono oscuri dell'intera vicenda. Tutto questo in attesa dell'incontro con il questore di Ragusa e con il prefetto per chiedere chiarezza sul destino della Ragusa Latte, descritta dai forconi come un gioiellino poi ritrovatosi con un buco finanziario di circa 14 milioni di euro. Gli allevatori devono percepire 6 milioni di euro per il conferimento del latte. Si è chiusa la 13ª edizione del Main Off, il Festival Internazionale di Musica Elettronica, che si è svolto a Palermo dal 5 al 7 gennaio scorsi. Le nostre telecamere hanno seguito l'evento, che sarà inserito all'interno di BPM, il nuovo programma di Canale 74 inerente alla musica alternativa e della generazione odierna. Vediamo. Un fine settimana all'insegna della musica, quello che si è appena concluso a Palermo. Il capoluogo di regione ha fatto da sfondo ad una nuova edizione del Main Off, il Festival Internazionale delle Musiche e delle Arti Elettroniche. Una 3 giorni, dal 5 al 7 gennaio, dedicata all'elettronica e al sound. Grazie a questa rassegna di musica sperimentale, che ha messo in campo sia i classici lavori inerenti alla manipolazione di suoni ambientali, sia le esperienze minimal e droniche. Giunto alla sua 13ª edizione, si rinnova annualmente, riscuotendo di volta in volta un successo non indifferente, tanto che dopo le prime edizioni, così come raccontatoci dall'organizzatore Pietro Maltese, si è deciso di aprirsi anche a grandi artisti internazionali, espandendo in grande questa realtà musicale. L'obiettivo principale di questo festival è stato quello di promuovere le realtà locali sommerse, far conoscere quello che non è evidente, per far riscoprire i luoghi nascosti delle città, i quartieri del centro storico e anche gli edifici, sedi giuridiche ed amministrative locali, oltre che fornire spettacoli unici per gli amanti della musica underground, sotterranea per l'appunto. La location varia ogni volta in base ai progetti che i curatori della rassegna promuovono e rivolgono alla città di Palermo. Questa volta la location principale è stato il Real Teatro Santa Cecilia, con gli spettacoli delle 21, mentre altre due sono state le location per le esibizioni delle 19 e delle 23. Sul palco si sono esibiti diversi artisti della musica di nuova generazione, provenienti non solo dall'Italia, ma anche da altre determinanti realtà, come Turchia, Germania e Francia, con anche le etichette discografiche più conosciute al momento nella musica elettronica. Tra i più emergenti italiani, Enrico Cosimi, esperto professionista e docente di musica elettronica. Una rassegna lunga 3 giorni per non fare arenare il genere. Guarda, noi facciamo Main Off da ormai 13 anni. Abbiamo cominciato nei posti occupati, in buona sostanza, nei centri sociali. Il festival era un festival orientato e finalizzato principalmente a promuovere quelle che erano le realtà locali in termini di elettronica sperimentale, che c'erano già 13 anni fa in città, ma erano piuttosto, come dire, sommerse, o almeno noi le trovavamo tali. Quindi i primi anni del festival, appunto, la funzione era quella di far emergere tutta una scena. Dopodiché pian piano questa scena, secondo noi, è emersa, sono nate etichette. Tra i partner di Main Off quest'anno ci sono 3 etichette, 2 Netlabel e un'etichetta discografica, tutte e 3 palermitane, 2 di queste specializzate in musica elettronica sperimentale, una che si occupa anche, e lo fa molto bene, di elettronica sperimentale, cioè lo Stress, Brusio e Almendra, come se in questi anni qualche cosa in questa città sia stata sedimentata e sia cresciuta in termini di scena. E anche questo ci ha fatto negli ultimi 5-6 anni riflettere sulla necessità di fare un salto, cioè pensarlo come un festival che fosse internazionale.
Le nostre telecamere hanno curato l'evento che sarà inserito nel nuovo programma di Canale 74 BPM, dedicato alla musica alternativa e innovativa. Conclusi i festeggiamenti in onore di Don Umberto Buonincontro per il suo mezzo secolo di presenza alla parrocchia del Santissimo Salvatore di Modica. Ieri, proprio in occasione del 50° anniversario da quando gli fu affidata la parrocchia dal vescovo Monsignor Calabretta, una folla gremita ha partecipato al clou delle feste in suo onore, presenziando ieri alla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Antonio Stagliano, proprio nella chiesa del Santissimo Salvatore. La comunità si è stretta intorno a Don Umberto per ricordare con gioia tutto quello che insieme hanno condiviso da quel lontano 8 gennaio 1967. La mountain bike, non solo come strumento legato prettamente a risultati sportivi, ma anche come possibilità di crescita per i più piccoli. Parte da questo assunto l'iniziativa organizzata a Scicli dall'associazione sportiva Casmenea Bike in collaborazione con l'associazione dilettantistica Non Solo Bike. Vediamo cosa è successo. Nella giornata di ieri a Donna Lucata, all'interno dell'impianto di atletica leggera, si è tenuta una manifestazione finalizzata a far conoscere l'importanza della mountain bike non solo come strumento legato prettamente ai risultati sportivi, ma anche come possibilità di crescita per i più piccoli. L'iniziativa, organizzata dall'associazione sportiva Casmenea Bike in collaborazione con l'associazione dilettantistica Non Solo Bike, ha visto coinvolti decine di bambini in diverse attività legate al mondo della bici. Praticare la mountain bike significa sviluppare l'equilibrio, il gioco di squadra, ma anche il senso civico, grazie ad una maggiore considerazione della natura e del mondo che ci circonda. Nel percorso di un bambino c'è un momento fondamentale che ne segna la crescita, quando si inizia ad andare in bici senza rotelle, ed è sicuramente questo passaggio, più di ogni altro, che lega il mondo della bici alla crescita dell'uomo. Per tale motivo l'associazione Non Solo Bike sta puntando proprio sui più piccoli, grazie ad iniziative come quella di ieri. Oggi, grazie qua a Giuseppe Mele, che è il presidente della Casmenea Bike, e lui già possiede una scuola di mountain bike a Comiso, ha messo a disposizione i propri atleti in questa struttura, qua diciamo dell'area del Don Lucatese, per diciamo, far sì che anche noi in questo luogo riusciamo ad avere un posto dove poter addestrare e allenare i nostri ragazzini. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'associazione Olympic Scicli, che dal 2013 gestisce il centro sportivo di Donna Lucata, aprendo anche a diverse altre manifestazioni. Sì, proprio le intenzioni sono queste: portare a conoscenza e a praticare il più possibile questo bene comune, all'insegna del rispetto della terra e del bello utilizzo della terra, proprio a crescere quello che si chiama patrimonio umano, che oggi ne ha tanto bisogno. Rimanendo sempre in tema di mountain bike, ma spostandoci a livello agonistico, ieri ad Acate si è tenuta la prima ciclocross del 2017, dove si sono registrati importanti risultati proprio per la Non Solo Bike, che si è contraddistinta soprattutto nella categoria femminile, occupando tutte e tre i gradini del podio, rispettivamente con Ivana Stracquadanio, Marisa Modica e Rosaria Miceli. Parliamo adesso di calcio, con i buoni risultati conseguiti dalle squadre eblee nella prima giornata di ritorno dei campionati di promozione e di prima categoria. Vittoria per entrambe le capoliste delle rispettive categorie, ovvero Città di Ragusa per la promozione, del New Modica Calcio per la prima categoria. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. Per il campionato di promozione il Città di Ragusa capolista soffre, ma alla fine vince contro il Real Siracusa Belvedere e riesce a mantenere la testa della classifica, anche se con un solo punto dal Real Città di Palermo. Gli azzurri hanno tenuto sotto pressione il Belvedere, segnando già nel primo tempo il gol della vittoria. Durante la ripresa i ragusani non sono riusciti a bissare nonostante le occasioni create. I siracusani si sono salvati dal canto loro grazie ad una buona dose di fortuna e alle parate del loro estremo difensore Cerruto. Pareggio pieno di recriminazioni del Santa Croce, quarto in classifica, contro l'Atletico Catania, sia per le occasioni sciupate dei biancoazzurri, soprattutto nel primo tempo, sia per la decisione dell'arbitro nella ripresa, che non ha concesso un rigore contro l'Atletico per un evidente fallo di mano in area di difensore locale.
A questo si aggiunge un pesante clima di intimidazioni verso il direttore di gara, nonostante la partita si sia giocata a porte chiuse. Ancora una volta il Santa Croce paga caro giocare in terra catanese. Apre bene il 2017 il calcio Vittoria, portando a casa i 3 punti contro il D'Agata. In prima categoria il Modica reagisce alla sconfitta contro il Noto, vincendo 6-1 contro un dimesso Portopalo. Il Modica incassa così 3 punti che gli danno respiro sul Frigentini, secondo in classifica, che ha pareggiato contro l'Atletico Scicli. Accorcia le distanze il Per Scicli, che vince contro il Città di Canicattini. Vince anche il New Pozzallo, che resta quindi ben saldo in zona playoff. Grande rimonta del Noto, che in poche partite è riuscito a raggiungere una posizione a metà classifica, non poco data la pesante penalizzazione con cui era partito. Passiamo adesso al basket femminile Serie A1, sconfitta della Passaracqua al Pala Brera, dove il Broni ha conquistato la vittoria con un'ottima prestazione attesa a questo punto per domenica, quando le Aquile Biancoverdi saranno impegnate a San Martino di Lupari nel match che di fatto darà l'accesso al Final Four di Coppa Italia. Si è interrotta a Broni la striscia positiva della Passalacqua a Ragusa. L'impatto sulla partita della formazione ragusana non è stato quello sperato e così Consolini e compagni si fermano a quota 16 punti in classifica, conservando il 5° posto per la concomitante sconfitta di Napoli a Lucca. Una sconfitta che pesa, ma al Pala Brera Broni ha fatto festa grazie a una prestazione di livello, tutta cuore, una partita giocata a grande velocità. La squadra di casa ha fatto la propria partita ed ha vinto meritatamente, ma è chiaro che Ragusa avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto in quanto a intensità e determinazione. La settimana che porterà all'inserimento in squadra di Erlana Larkins comincia dunque in salita. Ci sarà da rimboccarsi le maniche per ritrovare morale e convinzione nei mezzi di una squadra che ha tutte le potenzialità per poter fare bene in campionato, Eurocup e Coppa Italia. Abbiamo avuto una partenza ancora più lenta delle solite, dice coach Gianni Lambruschi. L'influenza stagionale che è stata patita da alcune giocatrici ha lasciato il segno nella partita, così come ha lasciato il segno il perdurare delle assenze di Bagnare Nichols. Avevamo cambiato atteggiamento difensivo nel secondo quarto ed eravamo riusciti a cucire lo strappo iniziale, ma la ripresa nel terzo quarto non è stata quella sperata. E domenica pomeriggio, con il campionato che riposerà, le Aquile Biancoverdi saranno impegnate a San Martino di Lupari nel match che di fatto darà l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. Bene, tale giornale termina qui, potete rivedere questa edizione anche su internet, sul nostro canale YouTube e anche sul nostro sito canale74.com. Grazie per l'attenzione prestata, arrivederci.